Allora, ci siamo appena connessi al mondo di Minecraft Edu, in particolare quello del denominato Hour of Code. Io mi sono permesso di tradurlo in italiano per i nostri ragazzi e anche l'ho un po' personalizzato. Allora, leggiamo questi cartelli che ci vengono presentati non appena ci connettiamo a questo mondo. Allora, mondo Hour of Code. In questo mondo imparerai a dare dei comandi a delle tartarughe robot che faranno esattamente ciò che gli dirai. Buon divertimento. Allora, andiamo di qua. C'è una scala. Ai ragazzi viene assegnato un numero. Devono lavorare singolarmente in questo caso. E si devono dirigere verso ognuno verso la propria postazione. Allora, come potete vedere, ci sono una serie di numeri qui, di postazioni, e vanno dallo 0 fino al numero 30. E una volta scesi da questa scala ci sono tre, diciamo, porte di teletrasporto. Allora, numeri da 1 a 10, l'entrata è di qua. Numero da 11 a 20 questa entrata, da 21 a 30 quest'altra. Allora noi siamo per esempio il numero 10 e andiamo in questa porta. Veniamo, ecco, catapultati dallo 0 al 10. Io fortunatamente ho scelto il 10, così mi trovo direttamente nella mia, diciamo, zona di lavoro, tra virgolette. Tasto destro, leggo il blocco di informazioni. Dirigiti verso la tua stazione numerata e leggi attentamente le istruzioni per poter comandare opportunamente il robot tartaruga. Allora noi ci dirigiamo subito nella nostra zona numero 10. Qui solo il numero 10, perfetto. Allora, la prima parte è questa. Leggiamo innanzitutto le istruzioni. Prendi dal baule il telecomando per impartire istruzioni al robot tartaruga. Posizionalo tra le tue mani e premi il tasto destro per attivarlo. Guardati intorno e trova il modo di far comparire la tartaruga. Per comandare la tartaruga è necessario premere il tasto 0, solo che la prima volta dobbiamo anche dire quale tartaruga vogliamo comandare. Quindi sulla tartaruga appena comparsa è sufficiente cliccare con il tasto destro per comunicare con lei. Sai, in giro ci sono altre 29 tartarughe, non vorrai interferire con quella dei tuoi compagni. Una volta che ti sei agganciato alla tua tartaruga, utilizza il tasto 0 per attivare e disattivare la connessione con la tartaruga. La prima volta che visualizzi i comandi della tartaruga, utilizza quelli di rotazione. Poi comincia a provare tutti gli altri comandi. Dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra avrai. Freccia su gialla, la tartaruga sale di un blocco. Freccia su verde, la tartaruga avanza in avanti. Hai scoperto dove sono gli occhi? Piccone, chissà cosa serve. Freccia verde, che curva a sinistra, rotazione a sinistra. Videocamera, abilita, disabilita la visione del punto di vista della tartaruga. Freccia verde che curva a destra, rotazione a destra. Freccia gialla giù, scendi di un blocco. Freccia verde giù, indietreggia. Blocco di mattoni, posizione blocchi. Frecce grigie verso sinistra, se disponibili, annullano l'ultimo programma eseguito. In pratica, torna nella posizione prima dell'esecuzione del programma stesso. Freccia grigia con pausa verso destra, esegue il programma un passo alla volta. Freccia grigia verso destra, esegue il programma impostato. Allora, credo di aver scritto parecchio, però tra il dire e il fare c'è di mezzo davvero il mare e magari ritorniamo poi di volta in volta su questo blocco di informazioni che ci dà delle indicazioni di massima su come interagire con la tartaruga. Fatto una volta, i ragazzi imparano semplicemente. Il problema è che ovviamente all'inizio hanno delle difficoltà, per cui se non si danno delle istruzioni, diciamo, di massima, hanno, diciamo, difficoltà a comandarla. Allora, ovviamente veniva citato il fatto di trovare prima di tutto la tartaruga. Questo è il modo per far comparire la tartaruga, ok? Dopodiché abbiamo un baule. Tasto destro sul baule, prendiamo il Turtle Remote Control. Lo mettiamo nelle nostre mani, ok? E credo che qui fosse scritto: facciamo comparire la tartaruga. È necessario premere il tasto 0 per
per comandare la tartaruga. Vediamo se premiamo il tasto 0 o tasto destro sulla tartaruga. Noi abbiamo un remote control, è proprio in questa mano, 1, 2, 3, in quinta mano. Ok, tasto destro, l'abbiamo adesso preso la connettività con la nostra tartaruga. Allora, queste erano le famose, diciamo, descrizioni dall'alto verso il basso, da sinistra verso destra. Allora, ci diceva anche che le prime istruzioni da dare alla tartaruga erano quelle di farla girare, perché se io adesso dovessi premere l'avanzamento, ci dà un errore, ok? Allora, per farla muovere inizialmente, la facciamo girare. Ok, questi che vedete sono i nostri occhi, gli occhi della tartaruga, scusate. Allora, questi sono i movimenti di base. Move up, la tartaruga si muove, indietreggiamo un pochettino, ESC, S, 0, mi riconnetto la tartaruga, quindi è andata sopra. Move down, scende, gira a sinistra, gira a destra. Vieni avanti, vai indietro, ovviamente rispetto alla sua, ai suoi occhi, no? Quindi vai avanti, vai indietro, giriamo. E poi c'è la possibilità di scavare, lei scava dai blocchi davanti a sé oppure di posizionare dei blocchi esattamente davanti a sé. Poi vediamo le differenze. Un'altra cosa importante è la visione direttamente dal punto di vista della tartaruga, molto utile. Giriamo a destra, giriamo a sinistra e ritorniamo a destra. Ok, mettiamoci in visione normale. E questi erano i blocchi di esecuzione del programma. Come si fanno a eseguire i programmi e dove si eseguono i programmi? Allora, prima di fare questo, però, vedete che questa zona è quella relativa al comando di remote. Se noi clicchiamo quello direttamente sopra il comando di remote, che è l'inventory, in questo caso noi possiamo dare dal nostro, diciamo, inventario degli oggetti alla tartaruga. Vediamo, facciamo un esempio. Allora, io mi concedo per esempio del pietrame. Ce ne diamo per esempio 10 blocchi, lo diamo al giocatore, chiudo il menu dell'utente, dell'insegnante, quindi io ho la possibilità di donare dei blocchi alla tartaruga. Per esempio, gliene do, vediamo quanti ne posso dare, gliene do 8, gliene metto 8. Quindi io continuo ad avere, ho sbagliato. Continuo ad avere in mano i miei, diciamo, due blocchi di pietrame e gli altri 8 li ho concessi alla tartaruga che li può utilizzare opportunamente e sono in posizione numero 1. Allora, la customizzazione, la personalizzazione della tartaruga. Questa è molto simpatica. Allora, possiamo utilizzare queste frecce destra o sinistra per modificare gli occhi della tartaruga nonché il suo corpo. Come tasto clicco su queste frecce, per esempio, e va alla successiva personalizzazione. Ok, questo è il cappello di Babbo Natale, della barba, dei baffi, un sorriso, una tartaruga da sub, un cappello particolare, degli occhiali, dei denti, molto simpatico. E questi sono, diciamo, i vari colori della tartaruga, per esempio. Facciamo così. Ok. Allora, cambiamo la tartaruga, per esempio, ecco, prendiamo un bel viola. Ok, e lasciamo anche questi occhiali, diciamo, da tridimensionali. Ok, questa è la parte di esecuzione del programma. Allora, si legge dall'alto
verso il basso, da sinistra verso destra. Si possono aggiungere delle istruzioni, facciamogli fare una rotazione su se stessa, per esempio trascinando questi blocchi. Ok. Uno, due, tre e quattro. Quindi facciamo girare una volta a sinistra, poi ritorna, diciamo, a destra e quindi sta nella stessa posizione. Poi gli facciamo fare una rotazione su se stessa. Allora, e questo è un modo di, diciamo, di aggiungere le nostre istruzioni. Possiamo dare un titolo, possiamo salvare questo programma. Rotazione, vediamo. Ok, vediamo se riesce a prenderlo. Forse new. Ok, allora rotazione. Facciamo le stesse cose che abbiamo fatto prima: sinistro, destro, poi sinistro. 1, 2, 3 e 4. Allora, questo lo togliamo, sì. Allora, rotazione, ci mettiamo in connessione rispetto alla tartaruga ed eseguiamo il programma. Sinistra, destra e poi gira. Perfetto, ha fatto quello che noi desideravamo. Ritorniamo sul programma. Allora, questo è un tipo di rotazione. Vediamo un altro modo per effettuare questa rotazione. Rotazione 2. Allora, sì, abbiamo capito, possiamo trascinare i comandi. Abbiamo detto dall'alto verso il basso, quindi mettere questo blocco qui a destra o qui in basso è quasi la stessa cosa se noi poi continuassimo a mettere le stesse istruzioni precedenti in questo punto. Ok, quindi il programma che fa? Legge questo, poi non trova niente, scende, non trova niente, scende e fa. Esegue questo compito. E per cancellare seleziono questo e cancello. Ok, mi rimane in mano perché l'ho appena tolto. E posso anche cliccare direttamente scegliere. Quindi allora questo lo togliamo e metto un bel questo log abbiamo detto, metto una rotazione a sinistra, quindi 1, 2, 3 e un'altra rotazione a sinistra. Anche con il tasto di tabulazione posso scegliere le successive istruzioni. Comunque questo diciamo funzionalità rotazione 2 dovrebbe seguire la stessa cosa che fa rotazione e permettere alla tartaruga di girare a sinistra, poi a destra e fare quattro rotazioni sulla sinistra, quindi ritrovarsi esattamente allo stesso posto. Allora andiamo in connessione remota ed eseguiamo il programma. Ok, 1, 3, 4, perfetto. E facciamola per esempio andare in alto e poi una volta in basso, quindi dovrebbe rimanere in aria. E dov'è questo qui? Connessione, così la vediamo. Ok, 1, 2, 1, 2, 3, 4, sopra, sopra e scende. Ok. Perfetto. Vediamo se riusciamo, la facciamo scendere a mano. Ok, poi vedremo piano piano queste funzionalità. Volevo farvi vedere anche un'altra cosa. Queste qua le togliamo. Io voglio che praticamente venga eseguito rotazione 2, ok, viene eseguito rotazione 2, poi sopra, sopra e sotto. Ok, quindi cosa fa? Esegue. Ah, ok, aspetta, 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 vediamo cosa è successo. E certo, è se stessa. Allora, facciamo così, la salviamo come rotazione. Stop. Nuovo. La chiamiamo rotazione
chiamata. E ok, mettiamo rotazione e poi li facciamo fare com'era, due sopra. Ok, uno qua, un altro con il tab lo mettiamo qui, ed era uno sopra, due sopra e quindi il sotto. E questa si chiama chiamata, ci mettiamo qui, fermiamo e eseguiamo il programma. Perfetto. Cosa succede? Perché non funziona? Exception, vediamo cosa. Rosso. Allora. Ah, beh, certo, abbiamo modificato rotazione in modo tale da chiamare se stessa, ma non è possibile. Allora, ritorniamo qui. Facciamo. Era una giravolta a sinistra. Era una giravolta a sinistra. Una giravolta a destra. Poi sinistra, 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 sinistra. E questo era rotazione. Vado su chiamata, che chiama rotazione 2, e vediamo se a questo punto riusciamo ad eseguire il programma. Ok, rotazione, esegue rotazione e poi sale di 2 e scende di 1. Ok, finalmente. E questa è la visuale di un eventuale editor, diciamo linea di comando, in cui i ragazzi possono utilizzare queste funzionalità a mano. E per adesso ci fermiamo e poi continueremo con la possibilità di agganciamoci alla tartaruga, la facciamo scendere, con la possibilità di iniziare questo primo percorso.